Ciao, suini bruciati nelle acque del Polo Nord, come volete voi, caprette ingroppate da 100 raganelle, va bene così, esauriti d'Italia. Allora, siete qua col Messia della Magia, vi presento ancora una volta perché mi state facendo richieste, bombardamenti, Messia Akan. Guardate, tutto quello che vedete a 50 frame, nessun taglio video, sarà tutto reale. Questo sarà svelato in un posto magico mondiale, non vi dico né dove, come, quando, forse perché, ma vi assicuro che saprete tutte le notizie al tempo dovuto, quindi rimaniamo in aggiornamento insieme e, come suol dire, coming soon. State attenti. Cosa ho qui? Un mazzo di carte e 100 numeri della lotteria, tutti diversi. Faccio un esempio, ne prendo 2, 3, ho presi 73, ad esempio qui c'ho un 82, qui c'ho un 62, tutti numeri diversi. Se viene fuori un 72 faccio 7 più 2 perché le carte sono 52, ok? Un mazzo di carte normale, io uso carte cinesi, mi trovo bene con queste, sono ottime. Ovviamente non carte che hanno rushing fluid, cose del genere, cavolate del genere, ma capirete tutto anche questo. Dopodiché le carte non hanno un ordine. Perché? Perché le carte vanno scalate. Non ci interessa niente l'ordine. Non c'è un Tamarit stack, un Osterling stack, niente di niente. Dopodiché una carta libera. La guardate voi, tac. Chiusa. E il mazzo va mescolato, è realmente mescolato. Quindi cosa vuol dire? Che tutte le carte sono intersecate, giusto? Perfetto. Mescoliamo ancora e ancora tante volte, ma anche così. Siete d'accordo che nessuno al mondo può sapere l'ordine di queste carte? Il mazzo è sempre qui e non verrà più toccato. Guardatelo sempre. Numero pulito. Ci sono 72, non lo togliamo, prendiamo questo che è visibile. 79. Ora faccio 7 più 9. Ok? 16, ragazzi. Andiamo insieme. 16 carte. Mi muoverò lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, siamo a 8, 9, zona calda, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, questa è la 16ª carta esatta. Siete d'accordo, no? Perfetto. Se andava avanti, chiaramente non avveniva, ma anche qui, avendo detto che sono carte normali, non accadeva miracolo. Siete d'accordo in questo, ragazzi? È importante, veramente importante. Bene. Signori e signori, Messia Akan. Io vi ringrazio per aver seguito questo gioco che, secondo me, è di impatto micidiale e vi aspetto in un posto magico dove verrà svelato questo effetto. Quindi tutti voi prestatori inginocchiati davanti al Messia della Magia.